un bellissimo foulard. Stefano Magliani, io l'ho lasciato, io la lascio, io gli ricordo che di lei è matrimonio del 2013, che poi ho scritto per Gazzetta di Reggio, a Vedriano, il castello, del dottor Matteo Buccellini di Sant'Ilario con la moglie Maria Chiara Palmia. E il giorno dopo scrivo alla Gazzetta di Reggio, Giuseppe Galli, oggi numero 2 del giornale, Gazzetta di Reggio, capocronista, all'epoca capo della provincia, e allora gli piace l'idea del matrimonio al... Come si chiama? Il mio borgo si chiama Votigno. Ecco, pardon, ho detto Vedriano. Sì, però per vicinorità, per assonanza, Votigno. Abitanti di Votigno? Siamo in 8 adesso, però beh, c'è una rappresentanza dell'intero mondo, perché c'è il Tibet, no. C'è il Tibet, c'è la Tunisia, ci siamo noi, quindi è in piccolo quello che dovrebbe essere il mondo. Qui si sentono preghiere di ogni parte del mondo, da San Francesco. Qual è l'altitudine? 400 metri. Beh, abbordabile. Allora si sente la differenza rispetto alla città. Io Stefano, che ho la pressione alta, avverto uno sbalzo piccolo, pizza. No, è minimo, dai, è minimo. No, perché ho già la pressione alta. No, certo. Stefano, noi siamo, mi aiuti, il quartiere si chiama? Qua in che quartiere siamo? Questo qua si chiama Papagnocca. Ecco, siamo a Papagnocca e lei allo studio. Sì, qua in via Cegherà. Ah, ecco, mi scusi perché mi perdo per la strada. Mi piace perché quando dico come si scrive la via CHE, quando dico CHE, lo so, quindi uno ha già praticamente l'idea della sua tendenza politica. Gli anni quanti sono? Li diciamo malvolentieri o li diciamo? No, lo dico perché sono del 52, quindi è facile fare il conto. Ma lavora ancora? Sì, con gioia. Vedo. Con gioia e... Magrissimo, tra l'altro, informissimo. Grazie. Insomma, quando fai un lavoro che ti piace, veramente gli anni non li senti, anzi, io dico, boh, che bello, è molto raro fare un lavoro che piace e che fa felice anche gli altri. Di dove è Stefano Dall'Arco? Io sono nato a Bagnoli in Piano. Poi a Bagnoli in Piano, nella bassa, poi dopo sono diventato un mezzo montanaro acquistando il borgo di Votigno e sistemandolo. Ma come ha fatto ad acquistarlo? Ah, guarda, è stato no, un gesto di amicizia, perché studiavo medicina lì a Sordiglio, un amico, dai che andò un so che fanno acquistare. Sordiglio di Casina? Sì, è a 2 chilometri sotto Votigno. Okay. E allora mi ha portato su e ho scoperto questo luogo. Così, un pezzo di medioevo che era rimasto... Sì, ma l'acquisto, io ad esempio ho una casa a Pieve Modolena, è una strada privata a uso pubblico, no? Non l'asfaltata mio suo, insomma, cose che racconto giorno e notte. Però se volessi acquistare l'intera strada, ci sono 2 case diroccate, una c'è un siciliano. Lei ha acquistato un borgo, è singolare. No, l'ha detto lei, eh? Sì, l'ho detto io, per semplificare, però fondamentalmente io penso che ognuno abbia un dovere nella vita e questo luogo ha scelto me come custode in un certo senso, perché io lascerò poi tutto quando me ne andrò. A me viene in mente Stefano, era un caro amico, un personaggio così, che andavamo dallo stesso psicoterapeuta, Leonardo Alloro di Albinea. Bruno Ferrari è il custode del busto di Lienina Cavriago, a proposito di custode. Lui, la sua senilità, diciamo, la passava nell'impronta, allora diceva, mi faceva gli auguri al mattino di Pasqua, mi chiamava a casa, ma sai che è venuto il marxista-leninista, il giornale? Ecco, quindi là era ultrasinistra, non so neanche quanto, era innamorato. Gli piaceva far parlare di sé. Sono ideali. Esatto. Io il mio ideale è stato il tipo da quando sono andato là. A me ricorda il grande Giovanni Lindo Ferretti. C'entra un'assonanza di pensieri. L'ho conosciuto. Sono più amico di Zamboni, di Massimo. Ah, sì. Però sì, Lindo non l'ho mai frequentato. Però Dall'Arco, il passo dal dentismo, a me piace scherzare, sorridere con le parole. Bello. Fra i denti, io non vado veda dal dentista, però sì, beh, io vado da Alessandro Fontanesi, eravamo in classe insieme alle elementari e in Viale Timani. Io non vado dal dentista, vado a raccontare, io dal dentista chiedo di fare il video e questo sbalestra. Bello, bello. Io domani vado a portare la macchina all'officina, cambierò, perché non ha piacere che fini. Chiusa parentesi. Il passo dalla bocca al Tibet. No, è stato così, sono andato nella DAC nell'82 a fare la mia DAC di specialità. Sì, la DAC è praticamente il Tibet della parte indiana.
per vedere se i monaci avevano nuovi denti cariati, quindi usando lo spazzolino e il dentifricio. E lì, a parte che i monaci avevano dei denti bellissimi perché si strofinavano con una bacchetta di sale. Compreso Titan Guareschi, immagino. Daiten è un monaco zen, Ecco, una roba diversa. un grande amico. E da lì mi sono innamorato della cultura Ma quanto è tibetana. stato? Quante volte è stato laggiù? Perché non è dietro l'angolo, uno, No, Papagnocca. molte In volte, aereo, ovviamente. vabbè, Quanto certo. costa? A spanne? Boh, penso 1.000 euro per arrivare, non in Tibet, per andare in Ladakh, dove ho aperto tre studi dentistici. Quanto altitudine? La media sono 4.000 metri. Poi, sposato, fidanzato, figli? Sono stato sposato in passato. Figli nessuno? No, Beh, ma no. quando va? Va da solo? Prima andavo da solo, poi sono andato con Guido Corradi di Novellara, un grandissimo amico. Dopo lui è andato con il gruppo dell'Ambi Onlus. E poi adesso sì, quando ero con dei colleghi, ma da un po' che non mi va. A occhio d'Allari, siete gli unici italiani che vanno in Tibet con frequenza, perché uno va in vacanza, le posso enumerare È vero, è migliaia di vero, è vero. mete esotiche, ma non credo che loro vadano in Tibet dopo. Beh, io adesso veramente in Tibet sono andato solo 2 volte. Ah, Vado in vabbè, Ladakh, Dak, che ma è quanto praticamente. è distante dalla Dak? Il Ladakh sono 2 ore di viaggio da Nuova Delhi, quindi poi dopo dobbiamo Quante andare. volte è stato? 20? Mossi una ventina, penso. Rifarebbe tutto? Cioè, le Certo. emozioni restano dentro. Beh, la faccenda è che se vai in un luogo come medico, come dentista, entri immediatamente nella realtà più profonda del cervello. Quindi non è turismo, è qualcosa veramente di più Sì, anche se non elevato. è psicologia, psicoterapia, che è più, si presta più all'interpretazione, anche l'analisi della bocca evidentemente si Beh, presta. certo, no, poi Anche perché dopo non ci sono intorno alla esperti. bocca c'è una mente, c'è un Ah, cuore, c'è certo. un'anima e c'è un popolo, quindi sono molto Altre felice. bizzarrie nella... No, eccentricità della sua vita? No, queste due. Beh, ho fatto il medico per la Nazionale Cantanti e mi sono divertito C'era già molto. la sessione di Massimo Pecchini? Sì, è Ok. lui, L'ho grazie a lui. conosciuto, l'ho visto a Sanremo, Lo ringrazio di cuore sempre per la sua generosità. E quindi, insomma, è stato bello, è stata una bella esperienza. Cosa farà nella prossima vita dall'aria, nei prossimi 6-9 anni? Si presta, è un numero che si presta all'ironia, eh? Io volevo tornare appunto in Birmania a meditare almeno per 3 mesi, però non lo so Ma se... l'ultimo viaggio che ha fatto laggiù o lassù, a quando risale? Prima del Eh Covid? sì, prima del Quindi Covid. 2,19? Purtroppo sì, mi manca... No, ho portato mia nipote Allegra in India e in Ladakh, ad Dharamsala, a dire la Quindi è verità. la Dacca. Il Ladakh... Ladakh, LADH. Ladakh, questo è Ladakh, il nord dell'India, invece il Dalai Lama vive più sotto. Un motivo per cui io, che non andrò mai, ma come dire, c'è una cara collega di successo su Libero, ex il giornale, si chiama Serenella Bettin, scrive: io mi nutro dell'energia delle persone, io mi nutro dei racconti delle persone. Per me, senza prenderle, una persona che mi insulta, perché il body language mi dà qualcosa. Le Certo. forze dell'ordine con cui ho delle sfide aperte, Certo. però dico, io non andrò mai, ma racconto qualsiasi cosa volentieri. Ed è un tema meraviglioso. C'è un motivo? Cosa mi perdo? Perché dovrei andare Perché investire un mese? l'altra parte della nostra coscienza, quella che non abbiamo mai seriato. È religioso? No. No? No, è spirituale e scientifico. La prima volta fu, abbiamo detto, nell'80, eh? 82. 82. Quindi sono 40 anni Sì, di sono 40 pensiero. anni Fausto Maraini diceva non andare mai in un posto in cui sei stato bene. Io faccio eccezione, nel senso che in questa maniera ho scoperto il Tibet con una grande capacità, quindi di avvertire la loro profondità, ma anche veramente il dramma di un popolo che nella propria terra è stato invaso e distrutto. Di esegeti italiani del tibetanesimo, altri votigni ci sono in Italia? Beh, ci sono dei centri religiosi, il nostro è un centro culturale, penso che sia unica, la Casa del Tibet è unica, è stata la prima in Europa, E ce ne sono altre adesso? Beh, qualcuna. Beh, qualcuno si chiama Casa del Tibet, ma fondamentalmente siamo noi gli unici, ed L'ultima. è l'unico posto dove il Dalai Lama è venuto nel 99. È vivente il Dalai Lama? Sì, è
quello Quanti sì. anni ha? 86. Ma è come il Papa, quando morirà c'è un altro Dalai Lama? No, mi aiuti perché sono a digiuno. No, non si sa, di solito è a base della reincarnazione. Prima di lui chi c'era? Un altro? Un altro, il tredicesimo Dalai Lama. Questo non si bilancia. L'ultima allora. Curiosità, Stefano Dallari. Vengo dal concerto di, da accreditato a Luciano Di Gabuè. Pensi i 103.000, no? Pensi l'energia, la rockstar, ma possiamo citarne mille. Quel mondo là, a Votigno, o con lei in Tibet? Ci sta, ci sta. Qualsiasi, ogni persona dentro di sé ha la luce. Basta trovare uno specchio per fare. È un uomo migliore grazie a questo percorso. Fino all'82 era un uomo diverso, Stefano Dallari. Beh, diciamo che il percorso spirituale per forza di cose ti arricchisce.